Vi abitavano laggiù al pian te sotto alle cantine, comunque agli appartamenti bassi, e gli avevano raccontato che vedevano i piedi del tedesco che faceva avanti e dietro. Immaginate che il palazzo qui non c'era negli anni 40, faceva avanti e dietro, vedeva i piedi del tedesco che controllava il grano che c'era messo qui. Queste cose, se fate le visite guidate, io non l'ho scritto, perciò non le possono sapere e neanche le racconto a tutti. Vi racconto solo alle amiche fate e qualche strega pure che c'è bisogno, perché sappiate che c'è una strega vera a Gabbatella, ma ve ne parlo un'altra volta. Allora, il prato qui abbiamo combattuto tanti anni. C'era un mercato, il mercato prima stava tantissimi anni fa a Piazza Caterina Sforza, poi è stato spostato a Via Rosa Raimondi Garibaldi. Per fare questo ci hanno messo 30 anni. Io non sono un'ortolana, non vado a zappare, io zappo nella ricerca storica. Però ho, diciamo, gli amici che vengono qui a zappare, e abbiamo fatto una decina di anni fa, abbiamo rinnovato il gemellaggio con la Gabbatella di Cerveteri, piantando io un melograno e la Gabbatella di Cerveteri un olivo. Adesso sono passato, ho visto quanto è cresciuto il melograno. Questo è bello, io quando passo qui e vedo le persone che si mangiano, i ragazzini che giocano, le signore che si fermano qui per sapere qualche notizia, si può pure avvicinare, tanto è soltanto un giorno particolare oggi. Comunque, voi siete capitati al vero orto magico. Io poi scherzo sempre con le amiche, non faccio l'ortolana perché sapete a Roma come si dice che fine fa il cetriolo, e siccome a me piace proprio ritrovare la cultura, quella popolare, anche sui proverbi, io sono contenta e penso che sia una magia avervi incontrato. Grazie a quella che io chiamo Fata Europa e Fata Calabra, perché poi se voi leggerete, un giorno vi manderò il libro che dicevamo prima, questo piacere di esserci, io sto cercando di recuperare tutte le associazioni che sono scritte qua dentro, perché questa è la storia di come sono nate le associazioni dall'Ottocento ai giorni nostri. Ci siamo fermate un po' di anni fa, poi Nicolino qui che sta lassù ci spiegherà perché ci siamo fermate, ma se va bene quella cosa che vi ho dato, cioè che prima avete sentito che ha chiamato l'assessora Michela Cipulli, mi diceva che il 12 maggio dovremmo finalmente dedicare questo parco a Donatella con la Santa.